Sbloccare i free handstand push-up, uno degli esercizi più cool e devastanti in assoluto del repertorio calisthenics. Arriva un certo punto in cui ci si deve prendere un po' le proprie responsabilità e quindi cercare di sbloccarsi e uscire un po' dalla propria zona di comfort, perché un requisito fondamentale per ottenere questo esercizio fantastico, che poi te ne innamori, è avere una verticale molto solida, perché insomma, se non hai questo controllo totale, non puoi pensare di farci i piegamenti sopra. E poi devi essere anche molto molto forte nelle versioni assistite al muro, ma arriva un certo punto che insomma ti devi mettere in gioco, se no appunto rimarrai sempre in quel confine, in quel margine in cui non riesci un po' a fare il salto dall'altra parte. E allora ecco che vediamo in questo video due varianti che possono aiutarti a traghettarti, a superare un po' questa zona di confine. Le vediamo insieme. Prima però ricordati di iscriverti sul mio canale, attivare la campanellina e seguirmi anche su Instagram come Coach Claudio Negro. Primo esercizio sono le discese eccentriche e poi nel tempo aggiungendoci anche un fermo di alcuni secondi nella posizione più dura per la forza, quella di massimo affondo, massimo piegamento a livello delle braccia. Questo esercizio è molto importante per imparare a rendere fluida l'eccentrica, al quale di solito è un punto in cui si tende ad andare a scatti, a perdere il controllo, e poi nella parte appunto di tenuta in massimo piegamento. Questa è la parte più difficile a livello di forza, però una volta che ti senti forte, ti rinforzi, ecco, questa è anche la posizione in cui riesci ad applicare il massimo controllo. Ecco perché è molto importante essere molto forti, proprio perché questa è la posizione dove se non hai a sufficiente forza poi non riesci ad applicare il dovuto controllo a tutto l'esercizio. Quindi esegui per ripetizioni, 3-4 ripetizioni con un piccolo fermo alla fine, e diventerà sicuramente un esercizio che ti aiuterà nel tempo. Il secondo esercizio prevede appunto l'altra fase, quindi partendo dal basso eseguiamo la spinta e senza doverci preoccupare di mantenere l'equilibrio scendiamo e ripartiamo. Ecco, sono due esercizi che scompongono il piegamento in verticale, che poi un domani cercheremo di mettere tutto insieme. Mi raccomando, in questo secondo esercizio nel tempo abituati a fare un piccolo fermo di nuovo nella posizione di shoulder stand, cioè quella in massimo affondo, perché anche qua ti serve appunto per rinforzarti ed applicare quel giusto controllo. Spingi, ti stendi le braccia senza pensare all'equilibrio e poi riparti. Con questo è tutto, qua sotto trovi tutti i link per la mia Academy, ti consiglio di visitarla perché trovi delle risorse gratuite da poter scaricare ed inoltre videocorsi, ebook, libri cartacei e altro ancora. Ci vediamo alla prossima, ciao!